Allora, no, la R. No, ciao sweet. Ciao. Okay. Siamo tornati con un nuovo video. Esatto. Siamo, plurale. Mio. No, c'è un problema con la R. Esatto. Perché guardate la R di Alice che non sta qua ma si sposta di qua. Ok, però... tra l'altro siamo a scuola ma... Sì, siamo in condizioni fantastiche. No, no, ma non siamo a scuola col prof. Non ah, è ancora iniziata a scuola. Cioè, sono Vai. Ancora le... Fallo dell'altra. Cosa vuol dire? Prova perché è difficile. Praticamente dice che sposta. No, scusa. Dice che sposta quando c'è la R. Infatti è vero. Quando, per favore, il brufolo qua, il bindi che ho in questo punto della fronte. No, grazie. Quando faccio la R, la sposta la lingua a destra. Sì. Anche lei. No, però non si vede. Zoom di più. No, come ha già detto, scusami. Anche lei. Ciao ragazze. Ciao. E quindi, abbiamo e quindi un problema. Questo è il discorso che noi abbiamo pre-scuola. Buongiorno, ho finito scuola prima oggi perché è la prof di psicologia era ammalata. Adesso sto andando a casa. E ho preso oggi 7:30, no 7 più, scherzavo, 7:30, però va bene, comunque 7 più in Dante. E poi ho fatto il compito di arte che mi avrebbe potuto andare meglio. Adesso mi guardo la settimana. E niente, oggi pomeriggio devo studiare matematica e poi ginnastica. E vi giuro che sto morendo. Ah, tra l'altro vi devo mostrare, dopo ve li mostro perché è sempre stata pensando che sia pazza, i miei calzetti, dopo ve li mostro. Eccomi qui, alla fine tipo ci siamo visti no, dopo scuola se non sbaglio e non vi ho neanche mostrato i calzetti ma ve li mostrerò. Adesso ho studiato tutto il pomeriggio e come sempre matematica e adesso esco un momento chiaramente struccata, cioè non succederà mai, mi vedrete molto poco truccata, mi avete visto pochissimo in questi vlog truccata, è solo quando ho fatto il video, sto mettendo a posto. E esco un momento perché devo andare a prendere una cosa per fare un nuovo video e eccetera. Comunque tutte mi chiedete quanti anni ho e non credete che io ho quasi 18 anni. Il 19 febbraio, quindi fra 2 mesi, faccio 18 anni, ragazze. Quindi, e non ditemi che ne ho 14 perché posso sembrare, ma non li ho. Ho 18 anni quasi e niente, volevo dirvelo, volevo chiarirlo. Metterlo in ordine così sarebbe. E quando parlo italiano non ho un accento inglese perché sono italiana, non posso avere un accento inglese quando parlo italiano, mi dico l'accento inglese quando parlo italiano ma non è vero, aiuto, che luce strana, vabbè niente, vi saluto, casomai ci vediamo in centro oppure ci vediamo dopo oppure non lo so, ci vedremo. Woo-hoo! Buongiorno, come mi vedete in questo outfit fantastico, sono intanto le 7:46 di mattina e io sono in tuta perché ho ginnastica. Allora, dato che non mi va di cambiarmi là, mi metto direttamente in tuta. Tra l'altro questi mi rimarranno tutto il giorno perché figuratevi se mi vado a cambiare tutta la vita. Comunque questi sono i calzetti, solo che ve li mostro un'altra volta perché sono stra di fretta. E oggi ho portato a scuola il libro Secret Garden, quello da colorare, perché interroga tutto il tempo e allora approfitto, magari coloro un po', ma non tanto perché devo anche studiare, quindi... Buongiorno, siamo sabato 19 e io sto andando a scuola, mi interrogo in matematica, l'ultima illuminato dalla luce dell'albero ed è l'ultima interrogazione di, scusate parlo a bassa voce perché tutti parlano, del quadrimestre, speriamo tanto che vada bene e tra l'altro oggi vado a COTR a Conegliano, quindi spero tantissimissimo di incontrare qualcuno di voi e vloggerò tanto dopo, quindi adesso non mi vedrete un po', per quello ho vloggato meno i giorni prima perché sapevo che a CTR avrei vloggato un sacco. Quindi vi saluto, vado a scuola e scrivetemi in bocca al lupo da qualche parte, anche se questo lo vedrete dopo alla fine dell'interrogazione video. Vediamo. Ho finito scuola e ho preso 7 nella verifica, no, nell'interrogazione, quindi sono stracontenta. E guardate chi c'è! Ciao! C'è Tilly e sta la mia compagna. No, andiamo insieme a Cotre. Ho deciso di portarla con me perché volevo tanto portarla. Guardate che bello assetto. Ehi, ce l'abbiamo similissimo? Il mio di Revlon, il tuo di Essence, ecco, giusto? Sì. Quindi vi porteremo con noi in questa avventura. Più probabilmente ci perderemo con Eliano. Sì. Esatto. Siamo sul treno. Siamo appena salite. Esatto, io sono vestita con le righe. E lei sta molto bene. Siamo partiti. Si sta muovendo. Esatto.
Ciao, io raga, io sono sempre con l'ansia, anche se non devo fare assolutamente niente. Non vengono gli attacchi d'ansia per niente. Sì, esatto. E ci sono Geyser, Bra, Chico e Franz che stanno facendo cose strane. Dai, ma ragazzi, io ero in posa perfetta, me ne fate bene. Se no, ho fatto tutto il tempo, no? Ah, ok. Commenti. Ecco. Perché devo? Brian, devi essere meno imbarazzato. Devi essere tutto te stesso. Un attimo. Non era partito. Lo spettacolo sta per iniziare, siamo tutti qui. Michele. Che siamo esatto, noi più per loro, cioè siamo tutti qui, sicuramente. Tipo, guardate. E niente, adesso andiamo anche noi a vederli. Franz, vuoi stare con il tuo? No, non vuole.
Alla stazione, io sono ancora stanca morta, ragazzi, mi guardano male, ma me ne frego. E questo è l'unicorno. Tra l'altro pensavo fosse un cavallino, ma in realtà è il corno, quindi è l'unicorno. Vabbè, non lo sapevo. E adesso andiamo a casa e passa il treno e dice non mettere, non passare la linea gialla. E io guardate che faccio. Ok, sono arrivata a casa e adesso sono con le mie amiche. Ecco un'altra. Il vlog, Ali. Saluta. Ali deve vloggare. Ali, ho detto, ragazzi, devo vloggare. Che cosa sono i vlog? Queste robe così. Cioè, che vai in giro e ti porti il telefono e porti le persone nella tua vita. Ma poi, ma questo dove va? Su YouTube. Vi piaccio. Salve. Lei è Aurora. E questa, ma non si può che è in mutande. E adesso mangiamo la pizza. E niente, e vi rimostro questo bellissimo cosino che adesso fa parte della mia vita e lo porterò sempre in giro con me. Maria, vuoi salutare? Tanto tu sei stata tipo in tre quarti dei miei vlog, ma... o no? Ma perché sono importante? Perché lei è importante, perché lei è Maria. Ma Maria! Ma dai, che brutto! Sei bruttissima, Maria. Maria, sei bruttissima. Sto andando a fare i regali di Natale per persone, non dico chi. Vorrei portarvi con me, però ho pensato che questo video esce, questo vlog esce domani e quindi le persone magari lo guardano e pensano, cioè sanno che regalo gli prendo. Quindi non dico neanche da che parte, da che posto vado, vi porto finché posso con me. Siamo dentro l'ascia, ho deciso alla fine di mostrarvi dove venivo, perché dico semplicemente alle persone interessate di non guardare il video. E siamo qui. E penso che l'ascia sia tipo la mia marca di tutto preferita in assoluto. Sto facendo incerta di cose. E niente. Scrivetemi nei commenti qual è il vostro prodotto di lascia preferito, perché io adoro. Quando ero a fare shopping ho incontrato una ragazza super carina, si chiamava Arianna, e mi ha fatto un sacco piacere. Mia mamma ha preso spavento perché lei non mi ha mai vista, mentre nel momento in cui ero riconosciuta la figura fa "Chi è?" E io, niente mamma, tranquilla. E niente, adesso mi rimetto sotto le coperte perché non vi ho neanche detto, è praticamente la prima domenica da quando è iniziata a scuola in cui io posso stare senza fare niente perché ho finito tutte le verifiche, le interrogazioni con quella di ieri, di sabato, e quindi finisco scuola il 22, ancora due giorni, che bello. Poi noi il 23 abbiamo una super festona in discoteca. Che è un po' una cosa classica della nostra città. E viene Kate, quindi la rivedrete. E niente, in questi giorni. Poi vabbè, c'è la vigilia, poi c'è Natale. Vado in Austria, poi vado a fare il capodanno con gli amici. Che bello!